È da tempo che stiamo aspettando quelli che sono, quello che è, sono la lista dei depositi, dei possibili luoghi dove sarà sede il deposito nazionale. La prima scadenza era ad aprile, la seconda ad agosto. Ancora oggi, appunto, si è parlato di assordante silenzio perché non viene detto assolutamente nulla su questo discorso. Naturalmente la nostra dismissione e quindi anche la temporaneità dei nostri depositi e del nostro sito è legata al cronoprogramma che ha come punto fermo e definitivo il deposito nazionale. Se il deposito nazionale non c'è, ovviamente neanche noi sappiamo quanto tempo dovremo tenere le scorie sul nostro sito e quanto i tempi si protrarranno per la dismissione della centrale di Caorso. Quindi ovviamente dovendo fare il bene dei cittadini, dovendo rappresentare i cittadini su un tema importantissimo, noi chiediamo tempi certi, chiediamo l'uscita di questa famosa lista di siti idonei appunto al deposito. Perché solo con un cronoprogramma serio e delle prese di posizione che ci chiariscono quali sono le intenzioni, noi possiamo effettivamente andare avanti in modo più tranquillo su quella che è la dismissione del sito. Noi chiediamo prima di tutto al Ministero, perché sappiamo che è il Ministero che deve rendere noti i siti, a Sogin dei tempi certi e delle certezze, perché ultimamente anche il CDA di Sogin è bloccato per delle dimissioni. La dimissione di Casale è bloccato e deve essere appunto messo un nuovo amministratore delegato, quindi è da tempo e già era uscito in una commissione ministeriale questa difficoltà e lunghezza di tempi di Sogin, era stata messa in evidenza anche da una commissione parlamentare, da una pubblicazione di una commissione parlamentare nel periodo mi sembra di agosto se non ricordo male. E praticamente quindi Sogin, i ministeri perché sono la parte appunto. E in più, appunto, poi c'è Ispra che ha fatto la parte di controllo alla Regione. Noi con la Regione abbiamo collaborato, abbiamo fatto anche questo tavolo il 30 di settembre a Caorso al FOX, che effettivamente è stato molto interessante perché si è riparlato per una giornata intera di nucleare con tutti gli attori interessati. Noi alla Regione chiediamo che venga, come è già stato deliberato, è già stato dato l'incarico all'assessore di istituire il tavolo della trasparenza e quindi ci risentiremo con la Regione per istituire il tavolo della trasparenza. L'altra cosa è che Ispra e anche dalla Commissione sempre usciva è molto depotenziata, quindi si deve decidere anche in questo senso se si vuole rafforzare Ispra, quindi bisogna mettere dentro forze nuove in Ispra, oppure, come si diceva, si vuole fare un organo di controllo nuovo. Però una scelta va fatta perché anche Ispra così depotenziata ovviamente crea delle difficoltà sempre in quelli che sono i processi di dismissione.